Allora, Michele mi chiede quali siano le temperature al cuore per gli arrosti per avere la cottura ottimale della carne. È un'impresa, perché voi se fate questa domanda in Toscana vi daranno una risposta, la stessa domanda in Lombardia già darebbe risposte diverse. Guardate, se poi andate in Veneto, io la prima cosa che ho dovuto fare, passando dalla Lombardia al Veneto, come cucina è stata quella di ritararmi sulla cottura della carne e sul sale. Questo perché? Non entriamo nella filosofia del chi mangia bene e chi mangia male, non è questo il punto. Il punto è che noi siamo cuochi e cuciniamo secondo il desiderio dei nostri clienti, perché alla fine loro ci pagano, noi cuciniamo di modo che loro mangino. Conta poco quello che per me è giusto, conta ciò che è giusto per il cliente. E se un cliente mangia più cotto di un altro, c'è poco da raccontarsi. Quindi io vi do una serie di indicazioni, però sono veramente solo indicazioni che dovranno essere tarate sulla realtà in cui operate. Non tanto in funzione della carne, quanto in funzione della clientela. Normalmente, secondo la cucina classica, quella che vede l'arrosto cotto in un forno a 180 gradi per X tempo, abbiamo 60 gradi una carne al sangue, 70 gradi una carne a cottura media e 80 gradi una carne a cottura, il cosiddetto well done, cioè ben cotta. Questo non certo in Toscana, ovviamente. Diciamo tra la Lombardia e il Veneto. Però chi mangia la carne in un certo modo tende a fare 50, 60, 70. Non 60, 70, 80. 50, 60, 70. E in Toscana qualcuno direbbe 40, 50, 60. Quindi voi fate qualche prova per rapportarvi con la vostra clientela. Ma normalmente quello che invece vale un po' dappertutto, questo posso dirlo, che ci sono circa 10 gradi di differenza. Cioè passare dal sangue al medio e al well done, voi passate con uno scatto di 10, 50, 60, 70, ad esempio. Cioè 3 gradi non fanno questa gran differenza. Okay? Poi se andate all'estero, ci sono quelli che vi chiedono la carne media al sangue o media well done, cioè la voglio in mezzo tra il medio e il ben cotto o tra il medio e al sangue. Okay? E se andate in America vi danno addirittura la temperatura a cui la vogliono. Okay? Va bene, che sarebbe la cosa più semplice, perché voi puntate il vostro termometro e quando arriva la temperatura che il cliente ha selezionato, non potete sbagliare in sostanza. Per tutti i tipi di carne, circa sì, salvo il pollo. Cioè il maiale, quando noi diciamo che è ben cotto, è comunque alla stessa temperatura del manzo ben cotto. La cottura media è comunque la cottura media del manzo. È che magari molti il maiale non lo vogliono medio e te lo chiedono sempre ben cotto, ma non è che poi il ben cotto del maiale è un ben cotto diverso del manzo, i gradi sempre quelli sono. Ok? A parte che bisogna sempre stabilire di che maiale stiamo parlando, perché se mangiate il filetto di maiale, c'è quest'idea che la carne di maiale si debba cucinare di più e così via, ma è veramente un'idea che c'ha poco senso, perché i maiali vengono visitati uno a uno, esattamente come i manzi, quindi di fatto il rischio che un maiale sia malato è praticamente nullo, così come lo è per il manzo in Italia. Quindi se uno vuol mangiarsi il filetto di maiale al sangue, se lo può mangiare senza nessun problema, se non mangia quello di maiale non dovrebbe mangiare neanche quello di manzo, perché ormai questi problemi non ci sono più. Per assurdo corre più rischio col pollo. Okay? Perché? Perché il pollo viene tenuto sano a via di antibiotici, però non vengono visitati uno a uno, sono visitati a campione prima di essere mandati al macello. Quindi hai beccato quello che nell'ambito del campione era negativo e quello positivo è di fianco. E se non è così è perché per tutta la vita gli è andato da mangiare antibiotici. È solo questo. Se prendi un pollo che non è stato allevato ad antibiotici, poi la probabilità che ci abbia un po' di streptococchi c'è tutto. Allora quello forse è meglio che cuoci bene quello. Poi diventa una roba immangiabile, tra l'altro. È inutile far filosofia su queste cose, ok? Però diciamo che
se noi cuciniamo 60, 70, 80 il manzo, ci sta che il pollo ci abbia 10 gradi di più per avere le corrispondenti cotture. Cioè normalmente il pollo è un po' più cotto a parità di richiesta. Cioè se mi si chiede una cottura media del pollo, sono 10 gradi di più della cottura media del manzo. Ok? In generale il pollo quasi tutti lo vogliono o medio o cotto, nessuno ti chiederebbe il pollo al sangue, okay? Anche perché molti ne hanno schifo solo a vederlo. Ha un aspetto diverso, poi uno può dire tutta psicologia, perché di fatto carne a sangue, che sia di pollo, che sia di manzo, sempre sangue. Però cosa volete, ogni cliente ha le sue abitudini. Però diciamo che normalmente si percepisce la necessità di una cottura superiore. Quindi se mi fate l'arrostino di petto di pollo più o meno arrotolato, più o meno farcito, dovete stare qualche grado in su rispetto al... Come facciamo? Ovviamente con le sonde. Se cuciniamo nel forno, ci sarà la sonda del forno. Tenete presente che però tra le sonde del forno e le sonde dei termometri esterni c'è una differenza, che la maggior parte delle sonde dei forni rilevano una temperatura media, hanno 5 o addirittura 7 punti di presa della temperatura e ti danno una temperatura media. Quindi tu hai, per dire, 50, 70, 80, il termometro ti dice 70. Poi tu infili un termometro esterno che rileva sempre solo sulla punta e a seconda di dove lo vai a inserire trovi temperature diverse. Quindi il fatto che ci siano temperature diverse tra termometri diversi, soprattutto se un termometro è quello del forno e uno è un termometro esterno, è normale. Non significa che uno dei due termometri sta funzionando male, è che è proprio il criterio di funzionamento che è diverso. Quindi quando fate le considerazioni sulle temperature, fatele facendo le prove con un certo termometro, poi usate quello, perché se continuate a cambiare termometri, ci sta che la carne non sia cotta in modo regolare. Per esempio, se io vi dico 60, 70, 80, io lo sto dicendo ipotizzando che questa sia in sezione l'arrosto, in questo punto, al centro. Ma se mi inserite il termometro, la sonda del termometro del forno, quello vi dà una temperatura diversa, perché lui la rileva su tutta la sezione e vi restituisce la media. Facciamo un esempio. Se io ho al cuore 60 gradi rilevati con la sonda del forno, in realtà si sta dicendo che al cuore ce ne sono 50, 60 un po' più fuori e 70 ancora più fuori. Poi io inserisco la mia sonda esterna, vado al cuore e rilevo 50. Quindi io mi ritrovo che quello del forno mi dice 60 e il mio termometro mi dice 50. E penso che uno dei due stia sbagliando, in realtà sono la stessa cosa. Quindi attenzione ai riferimenti che vi ho dato. Vanno testati in relazione al forno che usate. Poi se siete a casa, questi problemi non li avete, tanto di termometro ne avete uno solo, se li avete è fine del problema. Ok? Notate che dice, vabbè, ma quanto incide il tempo di cottura? Quella è fantascienza. Quella è fantascienza perché? Perché intanto dipende dalla dimensione della carne. Poi dipende dalla temperatura del forno. Nella cucina classica si fa un calcolo così approssimativo di 450 grammi, scusate, di 20 minuti per ogni 450 grammi di peso della carne. Sì, ma sono 450 grammi in larghezza o in lunghezza? Perché per assurdo un arrosto fatto così e un arrosto fatto così potrebbero cucinare in tempi molto diversi anche se il peso è lo stesso, perché è ovvio che il calore in una massa così entra in modo diverso che quello che farebbe nello stesso peso distribuito in questo modo, no? Cioè, per assurdo questo pesa di più, ma cucina in un tempo inferiore. Quindi sui tempi di cottura, se volete la scientificità del risultato, sui tempi di cottura non si può lavorare granché. Ecco perché è preferibile lavorare con le temperature rilevate tramite le sonde dei termometri. Perché? Perché quelle sono scientifiche. Una volta che sapete che la cottura giusta per la vostra clientela sono 54 gradi, dico 54, né 55 né 53, 54, ogni volta che fate l'arrosto e avete 54 avrete il vostro arrosto e non correrete mai rischi. Ok?
Va bene, poi se è un certo cliente che va chiesto un po' più di cotto, passate la sua fetta in padella assieme al resto del sugo per un minuto in più e tanti saluti, ok? Quindi normalmente si lavora così, si tende a tenere gli arrosti un po' più indietro perché poi quando si fanno le fette sono quelle che vengono regolate, la singola fetta. Tenete presente un aspetto, che se comprate carni grasse si aggiunge una necessità, e cioè, siccome il grasso si comincia a sciogliere a 67 gradi, se voi non arrivate a 67 gradi, avete la carne cotta, ma il grasso tutto lì, che si sente sotto i denti. Quindi, o scegliete delle carni magre, con un apporto di grasso intercosta, cioè la marazzatura bassa, perché appena arrivate a 60 vi fermate e non avete grasso, salvo quello esterno che potete rimuovere. Se invece comprate carni più grasse, quando arrivate a 60 gradi, supponendo che siano 60 i gradi che volete tenere, poi dovete tenere la carne a 60 gradi per un bel po', perché dovete consentire al grasso di sciogliersi, e per inciso deve essere 67. Ecco perché alcuni cuochi vi dicono che la carne dovrebbe essere portata a 80 e anche a 90, perché loro, non facendo delle prove sistematiche con i termometri, sono solo abituati da anni a sapere che l'arrosto, per portarlo a 90 gradi, sta in forno 3 ore. In realtà non sono i 90 gradi a servire, sono le 3 ore. Perché? Perché se non gli vada 3 ore, il grasso non fa in tempo a sciogliersi. Quindi la carne sarà più cotta di quanto vorremmo, ma non c'è il grasso. Una cucina più scientifica vorrebbe che voi portaste la carne a 70 gradi, così l'avete cotta il giusto e siete al di sopra dei 67, che sono la temperatura in cui il grasso comincia a sciogliersi, e poi la teniate a 70 gradi senza farla andare avanti, la teniate a 70 gradi per un'ora o due. Perché? Perché così date al grasso il tempo di sciogliersi. Cosa non facile nei ristoranti, perché i ristoranti non sono abituati a lavorare in modo così scientifico. Inoltre i forni come fanno a tenere 70 gradi? Perché tu, per tenere la carne a 70 gradi, devi avere il forno impostato a 70 gradi. Perché se tu mi tieni il forno a 180 gradi, quando arrivi a 70, se mi tieni l'arrosto dentro nel forno, quello va avanti, perché fuori c'hai i 180. Quindi tu dovresti tenere i 180 finché la carne è arrivata a 70 gradi e poi scendere col forno a 70 gradi e tenere a 70 gradi, oppure viceversa, far cuocere tutta la carne a 70 gradi, sì, però ci vuole una notte. Tant'è che alcuni ristoranti lo fanno, fanno le cotture a bassa temperatura in notturno, tengo la carne a 70 gradi nel forno per tutta la notte, anche lui, se non a 70, diciamo a 80 o 90, di modo che la carne, una volta arrivata a 70 gradi, poi non vada avanti. Dici, ma perché va avanti? Perché se tu al cuore hai 70 gradi, ma fuori ne hai 200, o anche solo 120, è ovvio che la carne continua a cuocere. Quindi è vero che stai sciogliendo i grassi, ma stai stracuocendo la carne. Ok? Ci ammazza, io pensavo che bastasse prendere un pezzo di carne e metterla nel forno. Sì, il più delle volte basta prendere un pezzo di carne e metterla nel forno e viene bene. Ma perché? Perché qualcuno per 3 secoli ha lavorato per dire a te quanto tenere quel pezzo di carne dentro nel forno, e tu lo fai senza sapere quali sono tutti i meccanismi che stanno attorno. Appena cambi la forma della carne, o cambi la carne, o cambi un po' la temperatura, sballi tutto, e l'arrosto comincia a non venirti più come ti era sempre venuto seguendo il vecchio metodo. Perché? Perché ci serve la conoscenza scientifica legata alla cottura della carne. Okay? Una volta che ce l'avete, vi fate 4 prove e arrivate ad avere il vostro arrosto perfetto. Ok? Ciao.